Il mondo di Radio Vacanze, tutta un'altra musica. Buongiorno e buon sabato. Oggi abbiamo preso un attimino di tempo, che tanto che aspettiamo degli appuntamenti che abbiamo, per parlare della seconda parte di Radio Vacanze. Dunque, abbiamo cominciato con l'inquadramento della nostra piattaforma californiana, quella dove vengono totalizzati gli ascolti e varie altre indicazioni. Questi sono gli ascolti, come vedete, rispetto all'altra volta ci sono circa 1000 persone in più, sono aumentati anche i follower. E poi qui c'è l'impostazione della libreria musicale, le statistiche, insomma tutto quello come viene ascoltata la radio. Ecco, vedete, una cosa un po' molto importante per avere una idea più diciamo dettagliata. Questo diciamo che serve soprattutto agli addetti ai lavori. Poi ovviamente nella libreria musicale abbiamo tutti i brani, gli effetti, i jingle, tutto quello che può servire per fare una diretta radiofonica. Ora passiamo a quello che c'è da scoprire ancora. L'altra volta vi avevo fatto vedere anche la regia, eccola qua, questa regia automatica che è l'anima della radio, diciamo. In questa parte qua vi avevo detto che si vedevano appunto tutto quello che è caricato. Qui è la playlist che sta andando in onda e questa è quella che è passata. In questo momento stiamo sentendo Luis di Moembro Piano, è un bravissimo pianista, credo che sia polacco da quanto mi ricordo. Bene, allora vi voglio fare vedere una cosa. Quando si registra poi un evento e si vuole mandare in onda a una certa ora, abbiamo anche questa possibilità. Nella sezione eventi, in questo caso vedete c'era caricato il carnevale di Viareggio che è finito la settimana scorsa, ecco, si carica l'evento a una certa ora e così fa appunto nuovo, si carica l'evento singolo, oppure se si ripete ogni giorno, o se si ripete ogni ora, tale giorno e tale ora, e così via. Quando si è appunto terminato, si chiude, in modo che alla programmazione a quella ora va l'evento programmato. Questo è molto importante per i colleghi che vorranno fare un passaggio radiofonico a tale ora e a tale giorno. Ecco, questo è determinante. Ora, spiegato questa parte qui, che ecco, così era l'ultima parte della regia automatica, vi voglio far vedere la pagina Facebook di Radio Vacanze. Anche qui c'è una particolarità rispetto agli altri, oltre va bene YouTube, quello che volete. Qui al centro c'è scritto ascolta o listen, in inglese ovviamente, e questa pagina si collega direttamente su Radio Vacanze. È molto importante perché vi dà il benvenuto, ed ecco qui, vedi, adesso è cambiata canzone. Qui vi dà l'attore, il cantante, il compositore, il tipo di tipologia di brano, e potete ascoltare Facebook direttamente alla pagina di Vacanze. Questa qui è un link che abbiamo creato ed è possibile darlo alle agenzie che ce lo chiedono insieme nel pacchetto che vogliono, diciamo, collaborare con noi. Oh, ed è un'altra delle chicche, ma non basta, non finisce qui, perché c'è anche un desktop da scrivania, che è questo qui, vedete questa piccola icona? Anche questo abbiamo messo a disposizione di chi collabora con Radio Vacanze. Questo, lanciandolo in questa maniera, così cliccandoci sopra, si apre direttamente Radio Vacanze sul desktop. Alla stessa maniera, qual è la funzionalità di questo? La funzionalità è che potete inviarlo agli utenti, per quello che riguarda magari, che ne so, il tour operator, posso mandarlo a tutte le agenzie per far ascoltare la programmazione, e le agenzie invece possono inviarlo a tutti i loro clienti per magari dire guardate alle 5 del giorno vado in onda io su Radio Vacanze. Ecco, questo qui permette di non andare magari direttamente sul sito, andare a cercare, eccolo qui, per dire radiovacanze.com, ma si va, ecco, vedi, mettere Radio Vacanze, come succede, e andare nell'home page. Ecco, con quel desktop va direttamente il link. Dunque, ricapitolando, ecco, grazie sempre ad Alessio, che è il nostro speaker vocalist, che con me compone gli jingle e perciò comporrà anche il vostro se volete collaborare con noi. Ricordiamo che allora, si hanno queste possibilità: uno, intervenire gratuitamente per i famosi 3 minuti di intervista, poi scegliere di collaborare eventualmente vi fa piacere, e avere ben presente una cosa, che qui si parla solo di turismo, perciò intervengono le persone che fanno di questa una professione, non interverrà nessun altro, perlomeno per parlare del nostro lavoro.
Un'altra cosa importante è che gli strumenti a disposizione sono veramente tanti, si va dalla regia automatica, dalle conversazioni telefoniche che poi passano in regia e diventano interviste a tutti gli effetti, alla pagina direttamente sul sito di Radio Vacanze con le proprie idee, la propria identità e poi ovviamente sia al link Facebook sia al link al desktop player da mandare ai propri clienti e da tenere direttamente sulla radio e sul PC. Ora le musiche sono appunto tutte protette appunto dalla esenti SIAE, perciò non hanno problemi da quel punto di vista. Si possono passare appunto jingle, interviste, c'è veramente di tutto in una semplice comunicazione, un po' l'alternativa a quello che era una volta il volantino. Adesso ci si arriva direttamente sulla scrivania o al cellulare anche dei nostri amici, dei nostri clienti. Perciò una bella idea fatta da un collega che fa turismo per altri colleghi che fanno turismo, perché bisogna andare alla gente a raccontare quello che è e come stanno le cose, ma lo dobbiamo fare noi. Praticamente, come diceva un carissimo amico, che il panettiere può partire con noi, ma come si gestisce una lista d'attesa lo dobbiamo dire noi. È stato un piacere raccontarvelo, condividerlo, perciò buone vacanze con Radio Vacanze. Ciao a tutti da Gianluigi, vi aspetto, mi raccomando. Quest'anno, prima di fare la valigia, ascolta Radio Vacanze, il check-in per le mete migliori prima e dopo le ferie.